Popolo rosso nero, amici di YouTube, vamos! Grande, grande prestazione dei ragazzi, sono soddisfattissimo. Un altro giovedì godereccio per noi tifosi rosso neri. Wow, quanto è stato bello anche ieri sera vedere la mia bella partita del Milan. Sono davvero orgogliosissimo dei nostri giovani per la prestazione che hanno offerto. Mi è piaciuto soprattutto, ragazzi, anche Pioli, che sì, ha commentato positivamente la partita, però ha detto quello che anch'io ho pensato: chiudere prima le partite, ragazzi, perché poi vedete che se non era per un miracolo di Tata Rusan, un mistrattato Tata Rusan, rischiavamo un pareggio che ci avrebbe fatto arrivare secondi. Ho visto cose eccezionali dai ragazzi, ho visto giocatori che non ho mai visto, tipo Kalulu, che ha dimostrato una personalità incredibile per la giovane età che ha. Quindi sono felice perché questo giocatore, secondo me, diventerà fortissimo con la personalità che ha, con la grinta che ha, con la tecnica che ha. Ieri a me ha fatto impazzire, mi è piaciuto davvero un sacco e spero vivamente che la seconda parte di stagione possa andare in prestito, a farsi le ossa, a giocare con continuità per venire pronto nella prossima estate a fare la preparazione con i ragazzi. Quindi bravissimo Kalulu, complimenti, un grande Dalot ieri. Secondo me, ragazzi, poi ditemi la vostra. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e commentate il video e date anche un polliciotto in su per il benzinero, sosteniamo il canale, mi raccomando. Dalot, secondo me, molto meglio quando gioca sulla sinistra che quando sostituisce Calabria, perché anche ieri al posto di Teo Hernandez ha trattorato il campo in una maniera devastante. Mi è piaciuto davvero tanto, anche molto intelligente in fase difensiva. Duarte il suo comunque l'ha fatto ed era importante vederlo in ottica futura per capire cosa farne del giocatore. Sono stato contento di rivedere in campo Conti, anche lui ha bisogno di fiducia ed è per quello che io ho sempre detto: prendiamo uno in prestito per sostituire Calabria o Teo Hernandez e mandiamo a giocare questo ragazzo falcidiato dalla rogna più totale, perché bisogna ammettere che cazzo si è sempre rotto, ha una sfiga poderosa questo povero ragazzo. A centrocampo mi è piaciuto un sacco Tonali, ha preso proprio in mano le redini del centrocampo con personalità, cattiveria agonistica, è stato un ottimo protagonista della partita. Krunic, qualche errorino di troppo, deve stare più attento, ma comunque rispetto alla scorsa partita è stato oro colato, quindi alla fine non si può criticare il ragazzo. Castiglieco era letteralmente una spina nel fianco per gli avversari. Lo stiamo recuperando pieno, ci darà una grande mano, anzi se gioca così può rubare anche il posto a Salamakers. Però tanta roba, era importantissimo recuperare Casti e finalmente ce l'abbiamo spolverato a puntino, pronto per questa parte finale di andata di campionato. Quindi grande Casti. Peter Aug, grande anche ieri, ha pescato, il pescatore di salmoni anche ieri, ha pescato un salmone a giro. A me non ci sono più aggettivi, è un giocatore che secondo me può ancora crescere, perché dalle volte si intestardisce con quei doppi passi per saltare l'uomo, però quando gli riesce ha una freddezza, amici, micidiale. A me quello che mi piace assolutamente di questo giocatore è che lui alza la testa, guarda l'angolo giusto e poi glielo spedisce in quel posto sempre. Quindi soddisfazione per Peter Aug. Dietro all'unica punta Colombo, Daniel Maldini. Questi giovani, sia
lo stesso discorso vale anche per Colombo. Sono giocatori di assoluto valore. Ma scusate, ma il lavoro mi chiama. Ma stavo dicendo, sono giocatori di assoluto valore, ma vanno fatti giocare. E quindi, perché lo vedi il talento, lo vedi la grinta di Colombo davanti che va su tutti i palloni, come vedi i piedi buoni di Maldini, ma non sono neanche pronti per stare in una grande squadra perché hanno bisogno di giocare. Ma sono due ottime prospettive, hanno fatto una ottima prestazione ieri. Sono contento per tutte e due, anche per loro vale la stessa regola di Kalulu. Voglio vederli giocare con continuità per farsi le ossa e vederli prontissimi per la prossima stagione. Assieme anche a Pobega, che tornerà sicuramente dalla Spezia. Quindi sono il futuro del Milan. Complimenti ai ragazzi, complimenti veramente grossi. Comunque, dopo, complimenti soprattutto, adesso mi va di dirlo, all'Italia calcistica intera, perché anche ieri abbiamo portato in fondo all'Europa League tre squadre, tutte e tre al primo posto, Milan, Napoli, Roma. Abbiamo portato agli ottavi di Champions League tre squadre e una è uscita. Comunque, per il movimento italiano è uno spettacolo. Ieri Napoli ha sofferto le pene dell'inferno con il Real Sociedad, rischiando di essere eliminata, però poi gli sarebbe andata comunque bene, visto che la AZ Alkmaar è stato eliminato, ha perso contro l'altra squadra lì che non mi ricordo più, cazzo. Prestazione, la Roma diciamo che non è neanche scesa in campo, ma come criticare la squadra e i giocatori? Comunque, quando giochi una partita di poco conto, che ormai tu sei primo in assoluto sicuro, sei già qualificato e tutto, ovviamente gli stimoli mancano, comunque tiri indietro la gamba. Quindi palpata della Roma 3-1, ma comunque era un'influente. Adesso aspettiamo con ansia i sedicesimi, aspettiamo l'estrazione dalle urne, che non vedo l'ora di capire chi è il nostro avversario. Sicuramente sarà un avversario molto abbordabile, perché stavo guardando un attimino chi è passato come secondo e secondo me sarà. Non ci sono squadre immense che sono arrivate seconde nel girone, quindi qualsiasi avversario comunque deve essere assolutamente alla portata del Milan. Ultima cosa prima di lasciarvi: hanno detto che Gennarino Gattuso c'ha ancora i problemi agli occhi. Io a Gennarino Gattuso, che è cuore, sempre cuore, anima rossonera, auguro vivamente una pronta guarigione, speriamo che vada tutto bene. Quindi forza Milan, forza ragazzi, iscrivetevi al canale in massa, ci si vede oggi per le benzinero pagelle. E raga, forza Milan.